Un breve saluto, buonasera a tutti e grazie al Vicepresidente del Consiglio che mi ha invitato in questa sede bellissima che io non avevo ancora visto. Credo che questa iniziativa che poi si sta ripetendo perché è arrivata al 32esimo anno, mi sembra, 33esimo anno. E quindi dà anche una garanzia di continuità, sia una cosa molto importante perché tutti sappiamo come spesso nelle nostre scuole, si faccia un po' fatica ad arrivare a trattare i temi della storia contemporanea. Magari c'è nelle intenzioni, nel programma, però, per una serie, perché ci si sofferma su altre parti del programma o perché ci sono le scadenze di fine anno, spesso sono temi che non vengono approfonditi con la dovuta attenzione e queste occasioni offerte dalle istituzioni sono occasioni importanti perché danno modo alle scuole e ai ragazzi di riflettere su un passato che a noi sembra abbastanza recente, che per loro è una cosa invece lontanissima negli anni, perché sono vicende accadute, queste della guerra, molto prima che loro nascessero e quindi sta a noi far toccare con mano ai nostri ragazzi la realtà di questa storia, che viene ancora oggi purtroppo trattata in maniera ideologica, con questi schematismi così, queste banalizzazioni della destra e della sinistra. Io credo che la nostra storia sia patrimonio di tutti e soprattutto vada vista in una chiave complessiva, cioè vada vista dal punto di vista dei cittadini, dei civili, delle donne, di tutti quelli che hanno partecipato alla resistenza e senza banalizzare. Il rischio che molti dei nostri ragazzi non sentano mai parlare di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema, che non conoscano nei dettagli, nel concreto, quelli che sono stati i temi della Shoah. E infatti, per esempio, sui temi della Shoah mi sto attivando per valorizzare anche le migliori esperienze dei nostri insegnanti. Noi abbiamo insegnanti che hanno frequentato attività di formazione allo Yad Vashem a Gerusalemme proprio per apprendere la didattica della Shoah, che adesso noi vorremmo condividere con tanti altri insegnanti. È un'operazione che sto facendo in Liguria e che vorrei, che è aperta anche alle scuole del Basso Piemonte, e che vorrei riproporre anche qui in Piemonte, perché sono tutti temi che vanno trattati soprattutto ora, perché abbiamo ancora la fortuna di poter ascoltare le testimonianze dirette delle persone che hanno partecipato a determinati eventi e sentir parlare i testimoni di questi eventi, anziché sentirli raccontare da altri, è proprio una cosa diversa. Penso che a tutti voi sia capitato ed è una cosa che colpisce molto di più l'attenzione dei nostri ragazzi. Per cui credo che iniziative come questa siano importanti proprio per far riflettere, anche perché vengono proposte modalità che non sono solo quelle del tema, quelle tradizionali, ma si propongono a libera scelta degli studenti delle modalità più contemporanee di comunicazione, quindi più accattivanti, che possono essere filmati, fotografie o insomma tante altre cose. E credo che questo possa servire proprio per suscitare la loro attenzione su temi che sono poi alla base della formazione dei nostri studenti, perché è importante
capire, sapere bene quali sono le nostre radici per poter diventare cittadini, esercitare la cittadinanza attiva, per poter anche per avere gli strumenti per capire anche le cose che si dicono nel mondo, le cose che si dicono anche nel mondo della politica o anche nel leggere un giornale. Sono strumenti essenziali che partono proprio dalla conoscenza della storia e dei fatti realmente accaduti. E questo penso che sia proprio un compito formativo della scuola, sostenuta dalle istituzioni, così come sta avvenendo con questo progetto, per il quale ringrazio il Consiglio regionale e tutte le istituzioni che partecipano a questa giornata di formazione. Grazie.